Ciao amici e benvenuti al mio consueto discorso di inizio anno. In realtà è la prima volta che lo faccio, però ho deciso che da quest'anno sarà consueto. Grazie per avermi seguito fino a questo momento. Ci aspetta un anno ricco di emozioni, di colpi di scena, di premi e di cotillon. Ora vi faccio un piccolo riassunto di quello che succederà più o meno. Diciamo che è una previsione, ecco, ma abbastanza veritiera. A gennaio uscirà il mio primo album, si chiamerà Demo registrato male per farmi conoscere alle case discografiche. A dispetto del nome fintamente modesto, ci saranno un paio di canzoni veramente belle. Il 29 febbraio suonerò in apertura ai Pinguini Tattici Nucleari al Forum d'Assago. Sarà pazzesco. Emozionante, anche se cantando per primo sarà ancora giorno e quindi perderò un po' l'emozione del momento smartphone accesi tipo accendino, ma sarà comunque bello lo stesso. A un certo punto guarderò questa ragazza nel pubblico che mi fissa, mi innamorerò, ma non riuscirò a ritrovarla. Scriverò una canzone per cercare di capire chi fosse e finirò sulla colonnina di destra di Repubblica. Loro mi aiuteranno a trovare questa ragazza che però mi dirà: guarda, non stavo fissando te, stavo fissando il fonico. A marzo scriverò un libro per Mondadori che raccoglierà tutti i miei post arguti scritti finora su Facebook. Ad aprile una prestigiosa etichetta romana, o forse un'altrettanto prestigiosa etichetta milanese, si offrirà di produrre il mio primo album bello che, a dispetto di questi presupposti, avrà comunque al suo interno una canzone un po' brutta che pochissime persone ascolteranno. A maggio vengo chiamato ad esibirmi al concerto del 1º maggio, però a un certo punto salta fuori questa polemica sul fatto che ci sono troppi cantautori con la barba e la chitarra e quindi poi non riesco a suonare. Però mi fanno entrare nel backstage e mi fanno guardare il concerto da lì. Nel backstage conosco una bellissima cantautrice della scena indie e ci innamoriamo. La storia con questa cantautrice sarà molto tormentata. Si concluderà qualche mese dopo, data l'insostenibile pressione di portare avanti una relazione comunque con un personaggio misterioso, quindi fuori dalle telecamere, mantenere l'anonimato. Non è facile, non sarà facile. Ci proveremo, ma alla fine decideremo che è impossibile. Giusto il tempo però per cantare sul palco del Miami 2020 una canzone strappalacrime, romanticissima, Io e lei. Durante questa esibizione 9 persone perderanno l'accendino, 29 troveranno l'amore. Perché siano dispari? Non lo so. A giugno un mio post brillante su Facebook verrà frainteso e scoppierà una piccola bufera social che sarò costretto a spegnere con una dichiarazione direttamente alle telecamere di pomeriggio 5. Durante l'estate diventerò ambasciatore mobile e farò un mini tour in Europa utilizzando soltanto strumenti di sharing economy. Al ritorno una terribile tonsillite mi impedirà di cantare per un mese. Utilizzerò questo tempo in cui non posso cantare per scrivere un libro di poesie dal nome Io, tu e il reggaeton. Nel frattempo uscirà un super tormentone estivo scritto in collaborazione con Jovanotti e Aurora Borealo, prodotto ovviamente da Takagi e Ketra. A fine agosto, grazie al successo che nel frattempo avrà raggiunto il mio podcast Broncio, verrò invitato a condurre un programma radiofonico su Radio DJ come spalla a Fabio Volo. A settembre mi invitano, giustamente direi, al matrimonio segreto di Aimone e Camille Hock. Canto questa canzone molto dolce durante la cerimonia, però alla fine scopro che non era veramente il loro matrimonio, ma una scena della terza stagione di Baby. Il matrimonio però sarà l'occasione per rincontrare la cantautrice indie di prima e lasciare spazio a un inevitabile ritorno di fiamma. A ottobre verrò invitato a cantare una personalissima versione della Collina dei Ciliegi nella raccolta tributo a Battisti, Il nostro canto libero. A novembre, casino. Esce una foto del mio viso scoperto in metro, ricevo insulti, offese dagli hater, ma alla fine si scoprirà essere stato un abile travestimento di Valerio Lundini. A dicembre, primo sold out all'Alcatraz, con un momento altissimo, a un certo punto del concerto, dopo un pezzo fatto insieme, Tommaso Paradiso mi abbraccia e mi dice all'orecchio: l'avevo capito subito quando ho sentito la tua cover di Completamente. Per finire questo 2020 pieno di eventi, adesso non ho detto tutti, insomma, ho detto soltanto quelli più importanti, anche quelli più probabili, ecco, poi ci saranno tante altre cose che, casuali che chiaramente non posso prevedere, ma io adesso ho detto soltanto quelli praticamente certi. Finirà così, notte di Capodanno, Amadeus nella piazza aggremita di Poggi Bonsi mi consegnerà il coverino d'oro, che, per chi non lo sapesse, è la più grande onorificenza del mio campo. Io sollevo il trofeo al cielo e dico al microfono: ciao amici, questa è la mia ultima cover. E canto Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto a cappella. Finisce la canzone, fumo, esplosione, sparisco fra la folla. Nessuno mi rivedrà più, forse.